Ricordate quando c'era il Covid? La tecnica butta sul tavolo dei problemi che la nostra competenza media non è in grado di risolvere. Allora, a prescindere dal Covid, che dopo richiameremo, se ci chiedono vuoi aprire o no una centrale nucleare, noi per votare con competenza dovremmo essere dei fisici nucleari. Oppure vuoi o non vuoi gli organismi geneticamente modificati. E noi dovremmo essere dei biologi molecolari o dei genetisti per risolvere questi problemi. Non lo siamo. Allora cosa facciamo? La cosa più razionale sarebbe quella di ricorrere alla classe dei competenti, nel caso delle armi nucleari, ai fisici nucleari che ci raccontino come vanno le cose. Non ero pronto a sentire queste frasi, ma dopo aver visto questo video la mia vita è cambiata. Ciao ragazzi, questo video del professor Umberto Galimberti sul rapporto tra uomo e tecnica è qualcosa di irripetibile e sconcertante. Non si può guardare fino in fondo senza che qualcosa dentro di noi cambi irreversibilmente. Non voglio aggiungere altro, ma vi invito a guardare con attenzione tutto il video e fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Il populismo non li vuole queste persone qua, per metterli via, li fa vedere in contraddizione. Anche voi siete caduti in questo tranello. Quando vedevate che un virologo diceva una cosa, un altro virologo diceva un'altra, conclusione, la scienza non conta niente. No, è perché voi non conoscete il metodo della scienza. La scienza sapete come funziona. Io faccio un'ipotesi, verifico la mia ipotesi. Se l'esperimento mi dà ragione, assumo la mia ipotesi come legge di natura. Se non mi dà ragione, la abbandono. Allora io sostengo una cosa, poi la verifico, non funziona, sparisco dalla scena. All'inizio tutti i pareri sono diversi perché tutti partono da ipotesi diverse. Poi dopo si arriva ad un'ipotesi verificata da tutti, da chiunque, in qualsiasi momento, con gli stessi risultati. E a quel punto siamo arrivati alla verità, ma all'inizio non si è mai nella verità. Il populismo usa invece le differenze pre-sperimentali in modo tale da screditare quelli incompetenti. Quando screditate i competenti, la tua scelta avviene su base irrazionale. Io sono cristiano, sto a quello che dice il Papa. Boh. Io sono del partito tal dei tali e dico quello che dice il mio capo di partito. Ormai non ci sono più l'ideologia, guardo un po' chi mi piace, chi mi convince. Voi dovete sapere che Platone, dei 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro i retori e i sofisti, dicendo se volete la democrazia dobbiamo eliminare dalla città i sofisti che parlano con falsi sillogismi, con paralogismi, con false notizie e i retori che persuadono sulla base della mozione degli affetti, perché se la società deve funzionare su queste basi, la democrazia è impraticabile. E se è praticabile, vince il populismo. Adesso la situazione è molto peggiorata perché oltre ai retro e ai sofisti, ne abbiamo la televisione, abbiamo i social, abbiamo tutte queste robe, abbiamo la nostra identità affidata ai like o ai follower. E allora, quando Gunther Anders dice che il nazismo è stato un teatrino di provincia rispetto all'età della tecnica, sta dicendo una grande verità. Sta dicendo che la tua responsabilità nell'età della tecnica dipende solo, è solo una responsabilità verticale rispetto ai tuoi superiori. Per cui la risposta che i nazisti davano a Norimberga, io ho eseguito gli ordini, era perfetta nell'età della tecnica. La tua responsabilità dipende dalla tua mansione, dall'azione descritta e prescritta dall'apparato. Quello che provi non conta niente. Anzi, meglio che non provi. Questa è l'età della tecnica. E basta pensare che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo. È l'uomo che deve diventare uno strumento negli apparati tecnici. Dove tu devi compiere le azioni descritte e prescritte dall'apparato, senza esitazioni, senza emozioni. Solo che l'uomo è anche irrazionale, perché è irrazionale il dolore, è irrazionale l'amore, è irrazionale la fantasia, è irrazionale l'immaginazione, è irrazionale l'ideazione, è irrazionale il sogno. Tutta sta roba, via, perché è disturbo. Persone non empatiche, persone che capiscono che cosa passa nella mente e nel cuore di chi gli sta di fronte, persone che invece queste cose non le percepiscono e non le capiscono. L'empatia è una cosa importante. Se uno non ha empatia, per esempio, non dovrebbe fare il professore, perché non si può stare davanti agli studenti senza capire cosa passa nelle loro teste, nei loro cuori. E però chi è che esclude i non empatici dall'insegnamento?
si diventa professori dopo aver superato un concorso a sfondo culturale e basta. No, ci vuole un test di personalità. Quando uno vuole cercare lavoro, cosa fa? Quando i ragazzi finiscono i loro studi, cominciano a mandare 40-50 curricula a tutte le possibilità di lavoro del mondo e ricevono una risposta in cui gli si invita a un colloquio, questi ragazzi saltano di gioia. E che cos'è un colloquio? Un bel test di personalità, punto. E così bisogna vedere se colui che si appresta a insegnare ha o non ha empatia, perché se non l'ha non deve insegnare e non deve neanche arrabbiarsi, perché gli manca la condizione. Secondo me la condizione della verifica della dimensione empatica dovrebbe essere per tutti quei lavori. È una missione insegnare, non è un lavoro. È una missione fare il medico, non è un lavoro. È una missione fare il giudice, non è un lavoro. Perché ci sono delle cose che non sono lavori, ma sono dedizioni. E se uno non ce l'ha, non lo può fare. Però sempre a proposito delle emozioni, bisogna coltivare l'empatia anche a livello personale. Ci consente di distinguere il bene dal male, ciò che è grave e ciò che è grave non è. Kant dice che il bene e il male potremmo anche non definirli, perché ciascuno li sente naturalmente da sé. Oggi non è più vero. Che siamo soliti chiamare età della tecnica. E qui le emozioni non fanno vita buona. Quando dico età della tecnica non sto dicendo un'età qualsiasi, sto dicendo una cosa molto più radicale, che tutte queste epoche erano epoche umanistiche, dove l'uomo era il soggetto della storia. Nell'età della tecnica l'uomo non è più il soggetto della storia, perché il soggetto della storia è diventata la tecnica, la quale non è uno strumento nelle mani dell'uomo. Lo era quando era povera, quando era elementare, non è uno strumento, ma è un mondo. E il concetto di mondo è diverso dal concetto di strumento, radicalmente diverso. La tecnica è il soggetto della nostra storia e l'uomo un funzionario di apparati tecnici. Che cos'è la tecnica? Per esempio, voi potete fare a meno del cellulare che avete in tasca, potete fare a meno del computer? No. Ma l'avete scelto? No. Ed chi ve l'ha imposto? La tecnica, la quale ha deciso che la comunicazione passa attraverso quegli strumenti. E se non hai il telefonino hai un'esclusione sociale. Allora la tecnica non sta più nel suo ambito, ha già occupato tutto il sociale. È esondata, è la forma del mondo. Queste cose i filosofi le dicevano da 100 anni, ha cominciato a dirlo Oswald Spengler, l'hanno detto in tutti i modi. Ma siccome nessuno studia filosofia, le cose non si sanno, no? E si continua a pensare che io sono il soggetto del mondo, la tecnica è uno strumento nelle mie mani. La tecnica è la forma più alta di razionalità. E la formula è molto semplice. Raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa razionalità ce l'ha in comune anche il mercato. Però il mercato porta con sé una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Quindi il mercato una passione la conserva ancora, la tecnica no. La tecnica non tende allo scopo, non apre scenario di salvezza, non dischiude orizzonti di senso, non dice la verità. La tecnica funziona e il suo funzionamento è diventato planetario. Per cui bisogna rivedere completamente tutti i concetti di verità, tutti i concetti che abbiamo studiato al liceo come concetti dell'umanesimo e su cui si fonda ancora la nostra retrograda informazione, via, non servono più a niente. Devono essere tutti riformulati da capo. Bene, per la tecnica le emozioni sono un elemento di disturbo, nella sua procedura è un elemento di disturbo. Il computer che abbiamo davanti, sia per studiare sia per lavorare, sotto sotto è il modello che la tecnica ci mette davanti. La tecnica è un concetto fondamentale oggi, ma dobbiamo imparare a capire quando la usiamo, perché ci serve e quando ne siamo sopraffatti. Non possiamo pretendere di crescere, di migliorare e di guadagnare finché saremo soggiogati da queste dinamiche. Grazie per aver visto questo video. Alla prossima!